Un saluto ai nostri telespettatori sulle fonti TV. Siamo in compagnia dell'avvocato Giuseppe Gambardella, socio fondatore dello studio legale Avvocato Giuseppe Gambardella, premiato alle Fonti Awards come boutique di eccellenza dell'anno diritto del lavoro contrattualistica. Buongiorno avvocato e benvenuto. Grazie. Grazie per il riconoscimento innanzitutto. Ecco, anzitutto appunto i nostri complimenti per questo riconoscimento. Le chiedo un commento a questo premio. Sì, diciamo mi sia permesso di ringraziare nuovamente le fonti, perché ritengo che questo sia un servizio utile non soltanto ai professionisti ma anche di trasparenza per l'utenza. Quindi se per aver ottenuto questo riconoscimento vorrei unire a me anche i miei collaboratori che mi hanno sostenuto operativamente durante questi anni nel corso dell'attività professionale. Peraltro, avvocato, entrando proprio nel merito delle sfide che attendono il mondo del lavoro, che è uno dei settori legali più, diciamo, tra virgolette, stressati, no? da questa pandemia, le chiedo un commento anche rispetto all'attualità, chiaramente. Questa è una bella domanda, cercherò di essere sintetico. Innanzitutto noi quando parliamo di diritto del lavoro dobbiamo fare riferimento alla legislazione del lavoro. E quindi la legislazione del lavoro dovrebbe consentire, dovrebbe essere uno strumento cui si appoggia anche lo sviluppo economico, per cui dovrebbero essere in sintonia, diciamo, una politica di sviluppo economico con una legislazione di sostegno. Noi sappiamo che l'attrazione, uno dei punti più attraenti per gli investitori esteri, è appunto il sistema di garanzia della certezza del diritto e dei tempi della giustizia. Per cui io ritengo che se non ci sarà un'evoluzione, uno sviluppo, un'attenzione maggiore da parte della politica, perché poi il legislatore sono i politici, se non ci sarà un'emancipazione dagli schemi ideologici e quindi diciamo di rivolgere il pensiero più alle nuove generazioni che alle elezioni, sarà difficile una ripresa dello sviluppo, almeno non aiutato da una legislazione del lavoro che ne facilita il compito e rende più attraente gli investitori esteri. Questo sia sotto un profilo processuale, sotto un profilo sostanziale, ma anche processuale. E quindi io, come ho avuto modo anche di sottolineare quando c'è stata l'audizione in Commissione Giustizia al Senato, mi auguro non solo una procedura che snellisca e riduca i tempi soprattutto della giustizia, ma di anche la possibilità agli avvocati di poter assistere i lavoratori superando i limiti del 2113 del Codice Civile. Più economia, più lavoro, più lavoratori, più libertà. Assolutamente, avvocato. Le chiedo ora quali sono i vostri obiettivi per il 2022 come studio. Dunque, la declinazione professionale, generalmente questo avviene al sud, inizia dal momento in cui un assistito, per quanto riguarda, io faccio molte imprese, dal momento in cui arriva un atto giudiziario. Noi dobbiamo inserire, invece, cambiando anche una mentalità imprenditoriale, dobbiamo occupare uno spazio precedente per prevenire i conflitti, aiutare gli imprenditori in un'ottima gestione. Un'ottima gestione, voglio dire, che possa poi essere un momento di sviluppo dell'azienda e eliminare, diciamo, i conflitti all'interno e poi pure in sede giudiziaria. Bene, avvocato, io la ringrazio per essere stato con noi, le rinnovo i complimenti per questo riconoscimento. La ringrazio molto, grazie a lei e grazie alle fonti. Un saluto a lei e un saluto anche ai nostri telespettatori. Restate sulle Fonti TV.